Sono giunti i responsi, la Covisoc boccia sia il Teramo che il Campobasso, salve tutte le altre, quindi le nostre pugliesi e lucane. Si chiusa un'altra settimana importante per il calcio professionistico, il no al Campobasso è particolarmente doloroso perché pensate la società molisana aveva già avviato la campagna abbonamenti e alcune operazioni di mercato, più scontato invece il no al Teramo, entrambe le società hanno presentato ricorso, attualmente dunque si libera un posto nel girone C di Serie C. Se verrà confermata la loro esclusione, l'organico dovrà essere completato attraverso i ripescaggi. Ricordiamo che verrà ripescata prima una società retrocessa dalla Serie C dell'anno scorso e poi, alternativamente, una vincitrice dei playoff. In tal caso, la priorità l'avrebbe la Fermana, prima nella graduatoria dei ripescaggi. I canarini dovrebbero adesso versare 300.000 euro per il fondo perduto. Buone chance anche per la Sassari Torres, che non ha ancora avanzato la richiesta di ripescaggio, ma potrebbe farlo nei prossimi giorni, anche perché lo stadio sarebbe a norma per il calcio professionistico. Più defilato il Francavilla Insigni, che ha vinto i playoff contro il Bitonto, ma lo stadio Fittipaldi non è ancora a norma per la Serie C. Insomma, dobbiamo accontentarci, per modo di dire, di 6 pugliesi e 2 lucane nel girone C di Serie C.